diciamo, è un caso particolare nel panorama dei comuni lucani, nel senso che almeno il Paese Nuovo ha una costruzione recente, tant'è che si chiama Campomaggiore Nuovo per distinguerlo dal vecchio centro abitato, che è quello che è sito 4 km più a valle e che è stato abbandonato dopo un evento franoso che lo ha interessato nel 1885. Quindi, diciamo, il nuovo centro abitato certamente si caratterizza per delle costruzioni di nuova fattura e non c'è un centro storico tipicamente inteso, ma appunto diciamo un luogo che nasce tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, molto legato al vecchio centro abitato anche da un punto di vista urbanistico, tant'è che le strade per esempio sono parecchio larghe, parliamo di 5-6 metri con marciapiede, diciamo una particolarità che lo distingue da molti comuni della Basilicata. Diciamo che l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha lavorato in particolare per dare una caratterizzazione a questo comune sul piano turistico, perché anche in presenza di alcuni elementi di pregio che potevano essere proposti ad un pubblico di turisti, non si era lavorato molto su questi aspetti, su aspetti di marketing territoriale e quant'altro. Quindi l'amministrazione in questi anni si è concentrata su questo e anche in questo momento sta operando in tal senso. Stiamo cercando prima di tutto di valorizzare e rendere più conosciuto il Campomaggiore Vecchio, che riteniamo essere la locomotiva a cui agganciare i vagoni di questo turismo per Campomaggiore, nel nostro piccolo. E nel corso di questi anni, per esempio, un importante intervento di valorizzazione è stato la proposizione dello spettacolo La Città dell'Utopia, quindi questo spettacolo che si realizza all'interno dei ruderi su un soggetto originale scritto proprio per quello spazio, che ripercorre la storia di Campomaggiore Vecchio in chiave fiabesca, in chiave fantastica, con recitazione dal vivo, con la danza aerea, quindi un format molto poetico e che comunque riesce ad attrarre del pubblico anche da fuori regione. Adesso stiamo lavorando su un ulteriore progetto di valorizzazione di Campomaggiore Vecchio, che è quello del Parco Giardino, che è in itinere come intervento. Praticamente abbiamo bandito un concorso di progettazione per trasformare Campomaggiore Vecchio in un grande giardino all'aperto, quindi con l'inserimento di vegetazione ornamentale, appunto per trasformarlo in un piccolo paradiso in terra, diciamo.
quest'estate dovrebbe vedere la luce un museo che parlerà della città dell'utopia. Si chiamerà, diciamo, chi lo visiterà farà questo viaggio immaginario nella città ideale. Quindi uno spazio espositivo nel quale, con l'aiuto di tecnologie all'avanguardia dal punto di vista informatico, dell'audiovisivo, delle immagini, il visitatore potrà conoscere questa storia e potrà godere di contenuti molto particolari, insomma. La storia di Campomaggiore inizia nel 1622, quando Carlo Rendina è insignito del titolo di conte da parte di Filippo IV di Spagna. Da quel momento in poi, Carlo Rendina si metterà alla ricerca di un feudo che possa comprare ad un
ad un prezzo vantaggioso all'interno della Basilicata. Lo troverà a Campomaggiore, che fino a quel momento era completamente disabitato, e nel 1673 si avrà l'atto di acquisto dello stesso feudo. Da quel momento in poi il figlio, Gerardo Antonio Rendina, diventerà il primo conte di Campomaggiore. Da subito inizia una politica da parte di questi nuovi feudatari dei conti Rendina per ripopolare il sito. In un primo momento non verrà raggiunto il risultato sperato e si dovrà attendere il 1741, il 30 dicembre 1741, quando sarà erogato il vero e proprio atto di fondazione del paese. L'atto di fondazione è sottoscritto dai rappresentanti di Casa Rendina, donna Marianna Proto, contessa di Campomaggiore, dal cognato Don Ferdinando Rendina e dai rappresentanti di 17 famiglie di coloni. Quindi in un certo senso Campomaggiore nel 1741 contava circa 80 abitanti. L'atto di fondazione doveva essere molto vantaggioso, visto che in poco più di 100 anni si avrà una crescita esponenziale della popolazione, tant'è che si raggiungeranno i 1525 abitanti nel 1885, anno in cui si avrà la frana che segnerà la rottura, la fine di questa storia. Ad ogni abitante che stabiliva la sua dimora a Campomaggiore era riconosciuto un pezzo di terra da coltivare, un pezzo di terra demaniale e un lotto di 20 palmi, quindi circa 5 metri, per la costruzione di una casa. Erano poi concessi una serie di servizi, la possibilità di recuperare la pietra per la costruzione all'interno delle cave di proprietà dei conti Rendina, il legname all'interno dei boschi dei conti Rendina, e i coloni si impegnavano a pagare per questi servizi e per la concessione di questa proprietà ogni anno dei dazi in natura o in denaro. Si aggiunge così alla fine del Settecento, quando nel 1797 diventerà conte di Campomaggiore Teodoro Rendina. Teodoro Rendina era un secondogenito della famiglia, era stato mandato al Collegio Tolomei di Siena a studiare, dove in un certo senso si era probabilmente avvicinato ad un aspetto culturale lontano da Campomaggiore, tant'è che quando il fratello primogenito morirà e Teodoro verrà richiamato a Campomaggiore, dove, come dicevo, diventerà conte nel 1797 alla morte del padre Giuseppe Rendina, Teodoro Rendina si renderà conto dell'arretratezza politica e sociale ed economica di Campomaggiore. Quindi continuerà questo sogno della nonna, se vogliamo, di donna Marianna Proto e andrà a incentivare la crescita di Campomaggiore, intervenendo sia sull'aspetto economico che sull'aspetto architettonico. Per quanto riguarda l'aspetto economico, farà arrivare delle maestranze dalla Puglia che verranno a insegnare ai campomaggioresi come coltivare l'ulivo, per esempio. Dalla Puglia farà arrivare delle sementi di grano che distribuirà gratuitamente ai suoi coloni. Dalla Campania degli esemplari di arieti merinos o suini casertani che concede a tutti coloro che ne fanno richiesta gratuitamente. E per quanto riguarda invece l'aspetto urbanistico, conferisce l'incarico all'architetto Giovanni Patturelli, allievo di Francesco Collecini, di disegnare lo schema urbanistico del paese. Viene così concepito un paese a maglie ortogonali dove tutto ruota intorno ad un'area pubblica, Piazza Devoti e Piazza Rendina, su cui affacciano il Palazzo Cutinelli Rendina, il palazzo appunto della famiglia, la chiesa neoclassica di Maria Santissima del Carmelo, la sede del municipio, delle carabinieri e tutta una serie di servizi che appunto utili alla collettività. In questo vediamo naturalmente l'apporto di un feudatario, di un conte illuminato che va a dotare Campomaggiore anche di pregevoli architetture che ancora oggi vediamo all'interno dei ruderi. Appena fuori l'abitato farà anche realizzare il casino della contessa, il casino di villeggiatura, una masseria con all'interno un frantoio, un laboratorio del vino, una struttura semipogea dove avveniva la produzione e la conservazione del vino, invece verso il fiume Basento un oiazzo, un ovile attrezzato dove tutto e con gli spazi sono concepiti secondo un uso razionale. A Teodoro Rendina succederanno i figli Giuseppe e Francesco Saverio Rendina, quest'ultimo avrà degli importanti ruoli durante il processo di unificazione dell'Italia e morti entrambi senza eredi, tutto passerà al nipote diretto, al figlio di Teresa Rendina, appunto la sorella di questi due, e che aveva sposato il marchese Mattia Cutinelli. Da quel momento in poi, con Gioacchino Cutinelli Rendina, la famiglia diventerà appunto Cutinelli Rendina.
Gioacchino continuerà anch'esso il sogno del nonno, continuerà questa politica sociale, darà un grande impulso alla crescita di Campomaggiore, ed è proprio con questo conte che si arriverà alla frana del 10 febbraio 1885. Una frana distrugge l'abitato, una parte dell'abitato. Nell'immediato stato di emergenza gli abitanti trovano rifugio a monte di Campomaggiore, all'interno delle strutture di proprietà dei conti Rendina, quali il casino della contessa, la masseria che ho già citato, e in altre strutture, in altre baracche che vengono costruite per l'occorrenza. Ma superato, come dicevo, questo stato di emergenza, si decide di ricostruire l'abitato a 4 km di distanza dalla città di fondazione. Nascerà così Campomaggiore Nuovo, dove nel disegno urbanistico ritroviamo molto del paese che si stava abbandonando. Campomaggiore Vecchio diventerà per decenni una cava di pietra dove recuperare appunto materiali da reimpiegare nella ricostruzione, ma anche dove recuperare elementi architettonici di pregio da poter destinare ad un ulteriore uso. È per questo che oggi il Parco dei Ruderi ci appare anche molto spogliato. In un certo senso, quello che non ha distrutto la frana ha distrutto poi l'uomo nel corso dei decenni successivi. Questo programma è offerto da Ippoturismo, la fattoria del Conte, bar, ristorante, pizzeria di Caprara Giuseppina, contrada Sant'Antonio Campomaggiore, Potenza. Cellulari 347-911-5608, 347-81-54038, telefono fisso 0971-193-2902, www.lucagnaweb.net. Cucina tipica locale. La boutique della carne, antica macelleria, di Lo Guercio Rocco Luciano, via Garibaldi 105, Campomaggiore, Potenza. Cellulare 393-4976-620. Fisso 0971-982099. Siamo anche su Facebook, Macelleria Lo Guercio Rocco Luciano.
l'antico frantoio di Perna. Ama la tua terra, non la tradire, non badare alle offese, lasciali dire, ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza... Questa è un'attività che l'ho cominciata nel 1969. Io lavoravo in Germania, ho lavorato tanti anni, ho lavorato una decina di anni in Germania. Poi sono rientrato dalla Germania e mi sono fermato qua. E mi è venuto in testa del mulino. E così ho preso il mulino e mi ho messo a lavorare. Ma prima si lavorava, e adesso non si lavora più. È finito anche il mulino, è finito. È un mulino di quattro passaggi. Esce la crusca, farina, cruschello. Questo mulino c'era già qua. Ce l'aveva una donna che era di Stigliano, una vecchia, che era di qua. E poi se non sono andato me l'ho comprato io. Ma le sette sono qua. Sempre preciso. Tutti i privati facevano il pane, impastavano tutto, era tutto diverso, perché andavano molto in campagna la gente, andavano in campagna, si arretravano, facevano il pane e così. C'erano tutti i fornelli piccoli nel paese, c'erano molte forni piccole, facevano tutto il pane, invece no, adesso no, è cambiato, adesso sono i forni e vanno tutto là a comprare, e un mulino è quasi morto, ma comunque piano piano faccio un qualche cosetta sempre. Lo possa sentire, sì, lo possa sentire. Io scolpivo in scultura quando ero piccoli. Mi è sempre piaciuto fare questo lavoro qua. Allora io, quando c'è un po' di tempo, mi metto a farci scultura. Attrezzature, cioè tutto a mano, cioè, scalpelli, la mazzetta, tutto a mano, non con fresco, no, tutto a mano quando si lavora qua. E altra pietra di Campo Maggiore, la pietra nostra di qua, quando mi viene in mente qualche cosa che voglio fare, mi viene in mente, me la lascio tutto e devo fare quello, perché così, mi viene in mente così. Prendo un sasso, mi metto vicino, devo fare questa cosa qua e lo faccio. Ecco. Ma quando faccio la scultura mi sento tutto diverso. Quando comincio a scolpire piano piano, che adesso devo queste fuori, adesso faccio questa, e così mi viene in mente tante cose, così. Ma sei tutta un'altra persona, ecco. Ma non lo so perché, io quando faccio questo qua mi sento tutto soddisfatto. E il mio lavoro è quello, proprio, ho fatto sempre la pietra. Che mi piace che qua siamo nati. È un bel paesetto, non è tanto, d'estate si sta bene, d'inverno è freddo, ma d'estate c'è un'aria speciale, bellissima, aria pura, ancora adesso. Il turista è qua, prende un po' di aria, passeggia, faccio qualche cosetta, perché è buono, qua d'estate si sta bene, aria pura, fresca. Invece laggiù dall'altra parte fa caldo, non si può stare, invece qua no, qua si sta bella fresco, è tutto diverso, eh? Poi c'è un po' di bosco, un po' di quell'aria pura, meglio di questo. E poi si trova ancora qualche cosa buona da mangiare. Salame paesano, ancora c'è. Una volta mia moglie dice: sta facendo un terremoto, ma quale? Io stavo accendendo il fuoco e il tavolo facevo, si muoveva tutto. Come uscite fuori sulla scala, ma girava la testa. Campo Maggiore Vecchio, mi ricordo che la mia nonna che mi insegnava, che aveva due casettine, quando è morto, quando è caduto il paese. La nonna mia aveva 8 anni. E lui,
poi quando io ero ragazzino, piccolino, dice, queste erano le case nostre, queste, c'è una fontana proprio, no? Proprio c'è una fontana, avevamo due casettini, lo dicevo sempre mia nonna. Sì, portavano il terreno, tenevano tutti i terreni d'affitto, l'affettato, un conto, affettato tutti i terreni, quei contadini, no? E quando trebbiavano, queste trebbiavano con gli asini, con i muri, con i lasinelli, i muri, e facevano un po' di grano, e poi ci davano il terreno, insomma ci davano sempre, ma lasciavano sempre in tempo loro i contadini, erano sempre poveri, davano a loro e loro lasciavano sempre senza grano, sempre niente. E questo era la vita. Sono quattro, quindi due figli, uno e due, la madre al centro e il papà è il malinconico, sta male. E loro vedono, sono tutti al centro, è tutta una famiglia, la vita nostra è questa.